Davide Patrizzi, portiere, intanto ben arrivato a Latina, all'Axet Group, Latina Calcio C. Grazie mille, erano tanti anni che speravo un giorno di indossare questa maglia, perché ho giocato qui contro Latina tantissime volte, sono sempre state belle partite, non ho mai vinto e mi ha sempre affascinato particolarmente, quindi quando c'è stata questa opportunità, insomma, non l'ho presa al volo perché non vedevo l'ora di fare un'esperienza qui. Secondo il direttore sportivo Corbucci ci sarà molto da lavorare per il tecnico per scegliere se schierare Patrizzi o schierare Ghinchio, perché sarà una bella lotta tra i pali. Ma detto da lui, che è una colonna di questa società, mi può far solo che piacere. Simone è uno dei prospetti più interessanti del campionato, soprattutto per la giovane età e per le qualità che ha. Essere quindi in competizione con lui, vista l'età che ho, è uno stimolo. E penso che sarà una competizione sana, il mister deciderà di settimana in settimana e speriamo che chiunque vada in campo poi faccia il bene della squadra, poi chi gioca, gioca. Però arriva un portiere di provata esperienza, perché insomma hai fatto campione di Serie A, hai 3 presenze in nazionale, insomma arrivi da un campionato importante col Fiumicino in Serie A2 dove hai fatto una semifinale per andare in A1, insomma non è che arriva un portiere qualsiasi. No, vi ringrazio anche di questo, sicuramente gli anni sui campi cominciano a essere tanti, ho avuto la fortuna di giocare in tante categorie, anche quelle più basse, e di giocare anche in squadre importanti fino anche a qualche cosa in nazionale, e questo sicuramente mi aiuta, però sai, ogni anno, soprattutto quando si affronta una nuova avventura in una piazza così entusiasta, è come il primo, è come tornare a 19-20 anni quando si affrontano queste esperienze. Senti, da Roma arriverà tanta gente a vederti, eh? Ma oddio, io sono un po' scaramantico, quindi non faccio venire mai nessuno, però oddio, la distanza è un po' tanta, però stanno vedendo con quanto entusiasmo io ho affrontato questa avventura e sto venendo tutti i giorni, quindi secondo me nel giro di qualche mese qualcuno me lo porto dietro, dai. Grazie. Grazie a voi.